Buonasera, trovo qualche istante in diretta il nostro TG con l'apertura dedicata al vivace scambio di battute proprio tra il presidente Oliverio e i dipendenti della Fondazione Campanelle. Poi rinvenuto il corpo senza vita, naturalmente parliamo di cronaca, di Gennaro Triolo, l'uomo denunciato per l'intimidazione al PM Lombardo è ancora a Gratteri. Questo e tanto altro ancora. Titoli. Vivace scambio di battute tra il presidente Oliverio e i dipendenti della Fondazione Campanella. Intanto scoppia la rabbia degli ammalati in cura nella struttura. Rinvenuto il corpo senza vita di Gennaro Triolo, l'uomo denunciato per l'intimidazione al PM Lombardo e Gratteri. È probabile che a causare il decesso sia stato un malore. La procura di Reggio ha comunque disposto l'autopsia. Dopo aver subito minacce e vessazioni di ogni genere, hanno deciso di raccontare tutto ai carabinieri. Stamattina, alla fine dell'incubo vissuto da una giovane coppia, due le persone finite in manette. La Guardia di Finanza di Crotone li ha beccati mentre svolgevano la loro attività regolarmente, altro che non vedenti. Li hanno filmati e denunciati per truffa ai danni dello Stato. Il Consiglio Comunale di Cosenza, nella seduta di ieri, ha approvato i debiti fuori bilancio dopo una lunga gestazione. Buonasera e bentrovati in diretta a questa edizione del nostro TG, lo avete sentito dai titoli. Dipendenti della Fondazione Campanella hanno atteso il governatore Oliverio all'arrivo a Palazzo Alemanni. Ne è nato un confronto acceso durante il quale il personale ha esternato tutta la propria esasperazione. Il presidente della regione ha replicato a muso duro a chi gli ha attribuito responsabilità per quanto riguarda proprio la vicenda e tentato di riportare il dialogo su binari più costruttivi. Ci racconta tutto Gianluca Pasqua. L'auto del governatore Oliverio arriva nel garage di Palazzo Alemanni a Catanzaro. Ad attenderla, decine di dipendenti della Fondazione Campanella. Il clima è surriscaldato. I lavoratori hanno fretta di ascoltare il presidente della regione e lo invitano a un confronto. Lo scambio di battute è acceso. Il personale del polo oncologico, esasperato dalla situazione, fatica a mantenere la calma. Oliverio risponde a tono, chiarendo qual è il suo ruolo nella vicenda e quali le responsabilità di chi ha gestito la vertenza in passato. E chi ha prodotto questa situazione non può nascondersi. Ci siamo capiti? Perché io ho trovato un disastro e io vi dico che nel disastro la prima questione sulla quale mi impegno è la difesa del lavoro. La prima questione sulla quale mi impegno. I debiti della fondazione sono per mancata signora, erogazione da signora, parte del... Sono un medico, allora c'è qualcuno, mi chiami dottoressa, allora, dottoressa, come io la chiamo onorevole. Allora qualcuno, vada da un legale e lo faccio spiegare, qualcuno mi deve portare un documento nel quale mi dice questi sono i debiti della regione verso la fondazione, io gli faccio un atto subito. Ci sono, onorevole. Ci sono. Fallito il tentativo di inserire un emendamento ad hoc nel decreto mille proroghe, la Campanella è piombata nel buio più assoluto, con l'ordinanza che dal 2 marzo ne ha sospeso le attività. Il presidente Oliverio cerca di rispondere agli interrogativi dei suoi interlocutori, di vincere la loro diffidenza e di spiegare quali sono le strategie per tentare di venire fuori dal coacervo di problematiche che si è venuto a creare. Perché fino a mo questa regione è stata infarcita di illegalità. Perché ci troviamo a questo punto? Per questo ci troviamo a questo punto. Io oggi mi trovo con A, un procedimento del PM, B, con un procedimento fallimentare, C, con un decreto del prefetto che appunto ha decretato la liquidazione della fondazione. Il presidente della regione ha ribadito ai lavoratori la propria volontà e quella della giunta regionale di ricercare soluzioni adeguate e trasparenti per la salvaguardia dell'occupazione, per garantire servizi agli ammalati. Adesso siamo in mezzo alla strada, presidente, lei ci dice che sta studiando, lei ha ragione, per costruire una soluzione che possa innanzitutto garantire l'occupazione. Ed oltre ai lavoratori anche i pazienti della Campanella sono giustamente preoccupati di essere trasferiti e dover affrontare ore di viaggio per la chemio, dicono, e per noi un disagio insostenibile. Sentiamo. Sono perché hanno un tumore, perché gli viene preclusa la possibilità di essere curati a casa. Uno schifo proprio.
Loro sono i malati oncologici in cura nelle parti della Fondazione Campanella. Per questi pazienti e per le loro famiglie la struttura di Catanzaro rappresenta forse l'unica chance per continuare a sperare. Adesso però c'è il decreto prefettizio che dispone la chiusura della fondazione. Da tempo lottano contro il male che li sta divorando e adesso non vogliono pagare per errori fatti da altri, per i conti in rosso che negli anni non sono mai stati sanati. E così gli ammalati e i loro familiari hanno urlato tutta la loro rabbia contro una decisione che di fatto decreterà la morte di un centro definito d'eccellenza per tutto il sud. Hanno protestato, hanno rifiutato di fare la chemio. Questa donna ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Una protesta per richiamare l'attenzione sulla loro difficile situazione. Voglio fare una proposta a queste persone che hanno deciso di chiudere questa struttura. Siccome sappiamo che si sta chiudendo perché c'è un debito, logicamente, che mettano una sommetta ciascuno, facciano un'opera di bene e vengano a pagare questo debito, invece di chiudere le porte alle persone che soffrono per la vita. 5.000, 6.000 euro, per voi che cos'è? Una vacanza dopo tutto. Per noi invece 5.000 euro sono stati 10 giorni di Milano. 11.000 anzi per l'esattezza. Non tutti hanno la possibilità economica per spostarsi, per andare in altre strutture fuori regione. I viaggi della speranza costano e tanto. Grazie alle cure ricevute in questa struttura molti hanno ricominciato a vivere e a sorridere. E adesso? Io ho dei parenti che ancora non sanno che ho un tumore, però oggi mi sono fatta viva davanti a tutti, per tutti. E ieri mi hanno detto che dovevo essere trasferita, li ho supplicati per continuare, perché dove vado? Io per venire qui ci vogliono un'ora, io se devo andare alla provincia di Reggio ci vogliono 2 ore di pullman, dopo una chemioterapia, come si fa a viaggiare 2 ore di pullman? Da Catanzaro a Vibo, dove continua il sit-in, la tendopoli delle vertenze, stamani visita dell'assessore regionale Carlo Guccione, vediamo. E il lavoro, la piega sociale della Calabria, il lavoro che non c'è e che sta drammaticamente scomparendo, la tragedia sociale che nel vibonese innanzitutto sta mettendo alle corde un intero territorio. L'accampamento delle emergenze lavoro, così come è stato definito, si presenta di fronte al municipio di Vibo Valentia come un monito, come un richiamo, come un promemoria e si sta trasformando nel crocevia di quanti ai vari livelli sono impegnati nell'attività politico-amministrativa, nel tentativo, che al momento appare vano, di dare un supporto, un conforto, uno spiraglio a chi sta perdendo con il lavoro anche la speranza. Questa mattina è stato il turno dell'assessore regionale alle attività produttive Carlo Guccione. Ma io credo che la situazione di questo tipo è dovuta al fatto che non ci sono state le giuste attenzioni da parte di chi ha governato la Calabria in questo periodo. Basta dire il fatto che noi da 20 giorni ci siamo insediati, rischiamo di perdere 1 miliardo di euro di fondi comunitari che non sono stati utilizzati e che rischiano tra 10 mesi di essere disimpegnate. Sono risorse importanti per la nostra regione e poi ci sono i fondi comunitari 2014-2020. Lì c'è il futuro della Calabria, c'è il futuro anche di questo territorio. Ci sono una serie di situazioni che devono essere affrontate con rapidità e energia attraverso la costituzione di un tavolo unico di una vertenza che ha... deve avere anche una prospettiva nazionale, ci vuole un tavolo nazionale in cui ci sia il governo, la regione, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze istituzionali locali, perché si avvii una vera e propria vertenza Vibo per dare una speranza a questa terra. Guccione apre uno spiraglio per quanto riguarda la questione dei dipendenti della provincia. Una speranza in questo caso sembra davvero esserci. Ieri c'è stato un incontro col vicepresidente Ciconte, si è raggiunto un accordo per quanto riguarda lo stanziamento di risorse importanti per il pagamento degli stipendi per i dipendenti provinciali da parte della Regione. È morto probabilmente per cause naturali, anche se sarà l'autopsia a dare le certezze, nella sua casa a Reggio Francesco. Gennaro Triolo, il 47enne, finito sotto inchiesta nel gennaio scorso per alcune telefonate con minacce di morte rivolte ai magistrati della DDA Nicola Gratteri e Giuseppe Lombardo. Ci racconta tutto Marisa Fallico. È stato trovato riverso a terra e privo di vita nel suo appartamento Francesco Gennaro Triolo, il 47enne reggino indagato dalla DDA di Catanzaro per le minacce al PM Giuseppe Lombardo e al procuratore aggiunto della Procura Antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri. Eccolo, immortalato dalle telecamere piazzate dagli inquirenti, mentre con calma assoluta proferisce i suoi sinistri messaggi.
Da un primo esame del corpo non sarebbero emersi segni di violenza, quindi Triolo potrebbe essere morto per cause naturali, ma la procura ha comunque disposto l'esame autoptico e tossicologico sul cadavere per fugare ogni dubbio. Infatti, tra le ipotesi investigative dopo la sua individuazione quale telefonista, c'era anche quella che l'uomo potesse essere stato incaricato da qualcuno gravitante negli ambienti della criminalità organizzata, anche se la sua è una famiglia tranquilla e normale, e che non si sarebbe trattato del gesto sconsiderato di una persona con problemi psichici. Il fratello Giuseppe, indagato a sua volta e poi assolto negli anni scorsi per presunte minacce al procuratore generale di Landro nell'anno horribilis degli attentati ai magistrati regini il 2010, ha subito detto che Francesco Gennaro era malato e che andava curato, chiedendo pubblicamente scusa al PM Lombardo e al procuratore Gratteri. Lo stesso Triolo durante l'interrogatorio disse che lo aveva fatto per proteggere i magistrati che ammirava e far sì che venissero innalzate le misure di sicurezza. Ma ad insospettire gli inquirenti il fatto che le telefonate minatorie, circa una decina, erano arrivate in concomitanza con l'apertura di inchieste molto scottanti e top secret di cui in pochissimi sapevano, che Triolo conosceva orari e spostamenti e si era spinto a chiamare anche a casa della mamma del PM Lombardo, che vive in un comune dello Ionio Regino e sull'elenco risulta con il suo cognome da nubile. Troppi dettagli e strane coincidenze per essere frutto di una mente malata che hanno indotto il procuratore della DDA di Catanzaro Lombardo a riservare al caso adeguata attenzione, né sopravvalutare né sottovalutare. Oggi l'epilogo, la morte del telefonista che probabilmente ha portato con sé il segreto di quelle inquietanti minacce. Violenze e soprusi da tempo terrorizzavano una giovane coppia, picchiando lui ripetutamente, e a lei non è stata risparmiata invece la violenza sessuale. Questa mattina il fermo per un moldavo ed un romeno eseguito dagli uomini della stazione di Cosenza, principale al comando del luogotenente Cosimo Saponangelo. Ci racconta tutto Rosalba Baldino. Fermati dai carabinieri della stazione Cosenza principale, un romeno e un moldavo, Lupai Miai, 33 anni, e Popayanus, 38, con l'accusa di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e per il romeno anche la violenza sessuale. I due avrebbero terrorizzato per mesi una giovane coppia. Una brutta storia di soprusi che inizia con l'arresto a Reggio Calabria 3 anni fa. Tornati a Cosenza, i due ritengono responsabile dei loro guai con la giustizia un giovane che vive con la sua compagna in via Popilia. Lo affrontano e gli chiedono di pagare 2.000 euro quale risarcimento del rame perduto e delle spese legali affrontate. Il giovane viene picchiato più volte, la ragazza che è con lui condotta in un capannone è violentata dal romeno. Poi l'incontro pacificatore, così lo hanno comunicato i malviventi alle vittime. Lei, che non aveva detto nulla della violenza al fidanzato, Restia, lui vuole chiudere questa storia bonariamente. Così si presentano nella casa in via Rivocati e le vittime scoprono di essere cadute in trappola. Il ragazzo viene brutalmente pestato, sono i vicini, sentite le urla, a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri fanno irruzione nella stanza e trovano il giovane con il volto tumefatto che gli corre incontro e chiede aiuto. Parte l'informativa al tribunale di Cosenza, il PM De Maio dispone le verifiche, gli uomini al comando del luogotenente Cosimo Saponangelo al lavoro, i riscontri e la firma del provvedimento di fermo eseguito questa mattina. Scoperti dalla Guardia di Finanza di Crotone, due falsi invalidi. Ufficialmente erano ciechi e percepivano l'indennità. In effetti ci vedevano benissimo. Sentiamo. Sul mercato esistono telefoni parlanti e con caratteri in rilievo. Sono destinati a ciechi e ipovedenti. Persone, per intenderci, come questo signore di Crotone. Sulla carta è non vedente al 100% e da 7 anni percepisce la pensione di invalidità. Quello che tiene in mano, però, non è un cellulare speciale dedicato a persone come lui, ma un normalissimo smartphone con tastiera touchscreen. Funziona semplicemente scorrendoci sopra un dito. Direte, com'è possibile? La verità è che lui ci vede benissimo. E così, dopo aver controllato messaggi e posta elettronica, si mette alla guida dell'auto per raggiungere l'impresa edile di cui è titolare e impartire, per come documentato dalla Guardia di Finanza di Crotone, ordini agli operai che lavorano alle sue dipendenze. In sostanza, siamo di fronte ad una truffa bella e buona.
E purtroppo lui non è il solo. Stessa città, altra ambientazione. In questo secondo caso si tratta di una donna. Le fiamme gialle, dirette dal colonnello Marmo, l'hanno seguita mentre si reca in chiesa per assistere alla messa. In queste immagini è documentato il suo rientro in casa a cerimonia religiosa terminata. La telecamera la immortala mentre, in barba alla sua cecità assoluta, apre la borsa e infila la chiave nella serratura. La pensione di invalidità le la percepisce da 5 anni circa. Un raggiro che ad entrambi adesso è costato caro. Il GIP del Tribunale Pitagorico ha infatti autorizzato il decreto di sequestro di beni per equivalente. Una somma non da poco, considerato che ammonta a 120.000 euro. Il provvedimento ha riguardato disponibilità bancarie, 3 automezzi e 2 motocicli. In contemporanea è stato naturalmente sospeso il pagamento di pensioni e sussidi di invalidità. Al di là delle immagini, che sono comunque eloquenti, è stata una perizia disposta dalla procura crotonese ad appurare che i 2 soggetti in realtà non sono esattamente delle talpe. Il problema però rimane sempre lo stesso. Oltre ai 2 finti ciechi, è giusto che paghino anche quei medici che all'epoca hanno certificato la falsa invalidità. Qualcuno queste pensioni le avrà pure autorizzate o no? Il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato i debiti fuori bilancio nella seduta di ieri sera, una questione a lungo rimandata. Vediamo. Con 20 voti a favore e 7 astensioni, il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato i debiti fuori bilancio. Finalmente abbiamo approvato i debiti fuori bilancio, erano debiti tra l'altro riferiti a sentenze passate in giudicato, debiti che riguardano anche vecchi espropri, questioni che sono vecchie di tanti anni e che cittadini, famiglie, imprese aspettavano da tempo. Erano debiti riferiti soprattutto alle passate amministrazioni, quasi tutti, e quindi era un obbligo di tutto il Consiglio. Io devo ringraziare però soprattutto la maggioranza. Oggi ha dimostrato di avere i numeri, di essere molto combatta, abbiamo avuto una maggioranza schiacciante che ha superato le 20 unità, ma soprattutto ha dimostrato di essere responsabile, perché queste pratiche, pur essendo pratiche vecchie che risalgono ad altre amministrazioni, alla responsabilità di altri amministratori, in realtà proprio per il bene della città e dei cittadini, e questo lo voglio in qualche modo anche ribadire, non sarebbero state approvate se non con l'apporto responsabile dei consiglieri di maggioranza. Alcuni di questi nelle scorse sedute che non assenti per motivi di famiglia, per motivi personali, e quindi la minoranza ha strumentalizzato queste assenze per uscire dall'aula e non consentire di raggiungere il numero minimo, quello necessario perché la maggioranza sia qualificata per approvare questo tipo di pratiche. Era una pratica a cui tutti i componenti del Consiglio avrebbero dovuto dare il loro supporto, perché non era riferita solo a questa attuale maggioranza, però voglio dire, in realtà siamo stati poi costretti ad approvarla con l'apporto solo della maggioranza, perché la minoranza, così come è successo nelle volte passate, avrebbe abbandonato l'aula e non avrebbe consentito quindi la definizione della pratica. Approvato anche il piano sosta, che dà la possibilità di inserire una seconda targa nella parking card e riduce a 120 euro il costo dell'eventuale rilascio della seconda parking card familiare. Strisce blu a Cosenza, un problema per chi lavora e dunque deve rimanere per ore in città. La proposta della UIL al sindaco di Cosenza, il nostro microfono, Buonaventura Ferri. L'appello della UIL al sindaco riguarda i parcheggi. Allora, quale sarebbe la vostra proposta? In questo momento la nostra città è ridotta a un intero cantiere, non ci sono parcheggi liberi con le strisce bianche, sono tutte strisce blu o peggio aree abusive disseminate nella città. La sosta, che è normalmente sostenibile da chi si ferma mezz'ora, un'ora, 2 ore per qualunque faccenda in città, diventa insostenibile per chi è costretto a parcheggiare la vettura per 8, anche 10 ore in una giornata. Quindi chiediamo che i lavoratori pubblici, che sono quelli costretti a parcheggiare nel nostro centro cittadino per assicurare i servizi alla popolazione, possano essere trattati in maniera identica ai residenti, quindi possano accedere alle tariffe del parcheggio previste per i residenti, che sono giustamente ragionevoli e sostenibili al contrario di oggi. A Villa Rendano a Cosenza si è discusso di alluvioni e di pericoli per la città, presentato anche il libro Bisagno, il fiume nascosto.
La Fondazione Attilio e Elena Giuliani prosegue nell'ambito del progetto Villa Rendano le attività già intraprese lo scorso anno. Si ricomincia con un interessante incontro dedicato alle alluvioni in città. Siamo partiti con questo evento perché riteniamo che sia un po' una di grande attualità, specialmente per la nostra regione, e la presenza del professore Rosso qualifica un po' questo evento che abbiamo creato questa sera insieme all'Università della Calabria. Nell'occasione dell'incontro è stato anche presentato il libro Bisagno, il fiume nascosto. È un fiume che è stato cementificato al di là del bene e del male nel corso degli anni, un fiume di cui i genovesi si sono dimenticati e che ha alluvionato la città con morti e grandi danni molte volte negli ultimi 50 anni. Ma siamo davvero all'anno zero nella protezione dell'ambiente e cosa si può fare? Si può fare molto perché la popolazione si è stabilizzata e quindi noi possiamo passare da un'architettura del bisogno, un'architettura che serviva per migliorare le nostre condizioni di vita, a un'architettura sostenibile, più cosciente e quindi un'architettura di sostituzione, cercando di costruire, di rendere l'ambiente più sostenibile sotto tutti gli aspetti, e l'aspetto idrogeologico, come quello energetico, come molti altri aspetti, è fondamentale. È il momento del meteo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni nel tempo a cura di meteoincalabria.it. Il momentaneo rialzo della pressione scaturito da un lembo dell'alta pressione dell'Azzorre non riuscirà a garantire una fase completamente stabile e soleggiata su tutta la regione. Infatti i settori tirrenici, specie della Calabria settentrionale, saranno interessati da nuvolosità irregolare con possibili ed isolati piovaschi, mentre dal punto di vista termico si assaporeranno i primi tepori primaverili, specie nelle ore centrali. Questo primo assaggio di primavera durerà poco, infatti a partire da giovedì assisteremo ad un brusco calo delle temperature, a causa dell'arrivo di correnti fredde di origine artica. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. La tendenza per domani vede generali condizioni di cieli poco nuvolosi, salvo momentanee coperture specie sulle aree montuose calabresi. Le temperature stazionarie in alcune località si potrebbero raggiungere anche i 20 gradi. Passiamo a Bari e venti. Domani mosso il Tirreno con venti dai quadranti meridionali, poco mosso lo Ionio con venti meridionali. Ed infine vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Con il meteo è tutto, non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito e buona continuazione con i nostri programmi. Arrivederci.